Buonasera, cari amici italiani. Il mio nome è Jozan Mozik. Sono professore presso l'Università del Nebraska a Kearney. Il mio italiano non è molto buono. Ed allora vi prego di perdonarmi se continuerò a parlarvi in lingua inglese. Grazie per l'attenzione. Vi parlo dalla Hannibal Library in Nebraska, che consta di quasi 7.000 libri in 12 lingue, tutti connessi ad Annibale e le guerre puniche. In più, audio-video registrazioni e raccolte. Questa videoconferenza è registrata in occasione del 60° anniversario del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia e anche per il prossimo 2229° anniversario della Battaglia di Canne. La Battaglia di Canne è, senza ombra di dubbio, la più sbalorditiva vittoria militare della storia, ancora assiduamente studiata nelle accademie militari di tutto il mondo e ispirazione, per comprovate ragioni, nei patti bellici dal piano Schlieffen nella Prima Guerra Mondiale, fino al coinvolgimento delle truppe del generale Schwarzkopf, Saddam Hussein, nella Prima Guerra del Golfo. Ha generato una vasta letteratura di libri specializzati e studi pubblicati in molte lingue, fino ad articoli e capitoli interi in molti libri di testo. Vorrei condividere con voi alcuni particolari del periodo storico emersi da ricerche fatte per 15 anni su questo grande evento. Dopo essere stati sconfitti da Annibale in tre battaglie nel 216 a.C., i Romani, di metter su un super esercito per abbattere, una volta per tutte, gli invasori cartaginesi. Reclutarono 8 legioni da unire in pari numero a quelle degli alleati italiani per un totale di 16 legioni. Incrementarono anche la forza di ciascuna legione con circa 5.000 unità fino ad ottenere 80.000 soldati di fanteria per fronteggiare i 40.000 soldati di Annibale. Ma quanti cavalieri vi erano in entrambi gli eserciti? Annibale disponeva di 10.000 fanti, di cui, si dice, 6.000 fossero fanti galli e iberiani e 4.000 fanti numida. Quanto ai romani, Polibio sostiene ve ne fossero più di 6.000, ma non precisa quanti di più. Asserisce che i romani incrementarono le forze di fanteria in ogni legione da 200 a 300 o anche a 400 e sappiamo che gli alleati italiani furono chiamati in aiuto 3 volte tanto. La mia ricerca porta alla conclusione che l'esercito romano fosse costituito da 3.200 unità, 9.600 forze di fanteria alleate per un totale di 12.800 e che, pertanto, contrariamente a quanto si pensa comunemente, la cavalleria romana era numericamente superiore a quella di Annibale. È significativo perché la comune spiegazione della vittoria di Annibale fu la sua superiorità in cavalleria, cosa che in realtà non fu. Un'altra questione controversa riguarda chi fosse realmente al comando dell'esercito romano nella battaglia di Cannae. Dopo il disastro al lago Transimeno nel 217 a.C., i Romani elessero
Fabio Massimo come dittatore. Constatando che non vi fosse partita per Annibale sul campo di battaglia, saggiamente egli decise di seguirlo a distanza, fomentando le sue truppe, rifiutandosi però di prender parte alla battaglia. Questo comportamento fu inaccettabile al Senato e, giunti al termine dei 6 mesi, lo rimpiazzarono con 2 nuovi consoli, ai quali fu affidato il compito di organizzare la distruzione dell'esercito di Annibale. I racconti storici di Polibio e Livio nominano i consoli il prudente e aristocratico Lucio Emilio Paolo e l'impertinente e impulsivo Gaio Terenzio Varrone, un plebeo, il figlio di un macellaio. Si riporta che Varrone, un demagogo gradasso, fosse alla guida delle truppe al tempo della battaglia, meritando la vergogna del peggior disastro militare nella storia di Roma. La mia ricerca suggerisce invece che Emilio Paolo fosse al comando e che Varrone fosse stato il capro espiatorio per proteggere la reputazione della famiglia di Emilio Paolo, tra l'altro al servizio di Polibio. Molti elementi confermano questa teoria. All'inizio della battaglia, Emilio Paolo comandava l'ala destra con le forze romane, collocazione tradizionale per il console in carico. Ferito in battaglia, si rifiutò di scappare quando la sconfitta fu dichiarata, scegliendo di morire con il suo esercito, cosa che trova senso qualora si sentisse responsabile di aver condotto l'esercito romano alla catastrofe totale. Varrone, d'altro canto, aveva il comando meno prestigioso degli alleati sull'ala sinistra. Scappò e fu ricevuto a braccia aperte da Roma per non aver fatto perdere la speranza alla Repubblica. Non solo, riuscì ad ottenere ulteriori comandi durante la guerra, cosa che sarebbe stata alquanto inverosimile se egli fosse stato il responsabile del disastro. La teoria che Emilio Paolo avesse votato contro l'impiego di Annibale nella battaglia di Cannae, poiché la pianura aperta avrebbe dato vantaggio alla sua cavalleria, è insensata, poiché, come abbiamo appena asserito, i romani erano superiori numericamente. È più probabile che entrambi i consoli decisero di affrontare Annibale a Cannae per la rilevante considerazione che egli non avrebbe potuto concettuare imboscate come aveva fatto nelle precedenti battaglie al fiume Trebbia e sul lago Transilino. Il terzo punto controverso concerne le casualità sofferte dall'esercito romano a Cannae. Livio fornisce un'immagine di circa 50.000 unità perché contava solo 6.000 per la cavalleria romana. Se teniamo in conto che il loro numero fosse più di 12.000, l'esercito romano disponeva di più di 90.000 combattenti, 10.000 fuggiti, 10.000 catturati, dati compatibili con la teoria di Polibio di circa 70.000 romani uccisi in battaglia. Per questo motivo reputo che la posizione di Polibio debba essere accettata. La perdita di Annibale ammontò soltanto a 5.000. Questo rende la vittoria di Annibale a Cannae sbalorditiva rispetto a quanto pensato precedentemente. Come è stato possibile per un esercito di 50.000 unità non solo sconfiggere, ma praticamente sterminare un esercito 2 volte superiore?
Come può un esercito composto da elementi provenienti da svariati gruppi etnici, molti mercenari, distruggere un altamente equipaggiato superesercito composto dai migliori soldati del tempo che lottavano per difendere la propria terra e condotti da ufficiali con esperienza? La risposta risiede nel genio di un uomo, Annibale, la cui virtù sul campo di battaglia assomiglia all'astuzia di un campione di scacchi, permettendogli di portare a compimento qualcosa che per altri sarebbe stata impossibile. Annibale conosceva perfettamente se stesso e le capacità delle diverse unità che componevano il suo esercito, posizionandoli come pedine su una scacchiera. Cosa più importante, comprese i romani e scoprì il loro punto debole più grande, l'arroganza che li rendeva prevedibili. Sapeva che non avrebbero posizionato metà della loro cavalleria su entrambi i lati, cosa che avrebbe dato loro molta più possibilità. Invece, come aveva previsto, posizionarono le minori forze contingenti sulla destra e la cavalleria alleata più grande a sinistra, in quanto i nobili romani non avrebbero cavalcato al fianco dei loro inferiori alleati italiani. Questo errore fu fatale e condannò a morte l'esercito romano prima ancora che la battaglia avesse inizio. Sulla propria sinistra, ad affrontare le 3.200 unità, Annibale posizionò la sua cavalleria pesante di 6.000 elementi, garantendogli l'esta vittoria, e utilizzò i suoi 4.000 cavalieri numida, esperti in tattiche di attacco e corsa, per tenere impegnati 9.000 fantini alleati fino a quando la cavalleria pesante di Iberiani e Galli non sarebbe accorsa in aiuto, giungendo intorno dal fondo del campo di battaglia. Attaccata da entrambi i lati, la cavalleria alleata fu sconfitta e abbandonò il campo di battaglia, essendo stati decimati dalla caccia dei numida. In un solo colpo, Annibale spazzò via l'intera cavalleria dell'esercito romano. La battaglia tra cavalli, che stava avendo luogo allo stesso tempo, sembrò in un primo momento favorire i romani, che avanzavano come arieti spingendo indietro le forze di Annibale più deboli verso il centro convesso, composte da Galli e Iberiani, comandati dallo stesso Annibale e suo fratello Mango. Ritraendosi in modo molto disciplinato, la linea lentamente si appiattì e diventò concava, trasformandosi in un vero e proprio sacco ove i romani marciarono pensando di vincere. Ma le forze cartaginesi, che Annibale aveva tenuto in riserva 6.000 su entrambi i lati, li accerchiarono e attaccarono dai lati mentre veniva dato l'ordine di non indietreggiare ulteriormente verso il centro. La cavalleria pesante gallica e iberiana spuntò da dietro e il grande esercito romano fu intrappolato, completamente circondato e gradualmente soffocato e immobilizzato dalla pressione proveniente da tutti i lati. Il genio di Annibale aveva trovato il modo di sconfiggere la superiorità numerica dei nemici. Sì, i cartaginesi superavano i romani 2-1, ma intrappolati e circondati in quel modo, solo gli uomini agli argini avrebbero potuto combattere, e il resto nell'attesa che l'orrore della loro morte fosse compiuto. Alla fine della giornata, il super esercito romano non esisteva più e i morti superavano i vivi. 75.000 uomini persero la vita in quel giorno infausto.
caso vuole che non vi fu numero uguale o superiore nei successivi 2000 anni. Fu equiparato soltanto in cruenza sui campi di morte della Prima Guerra Mondiale. Tuttavia bisogna ricordare che la vittoria di Annibale fu ottenuta con spade e aculei, senza artiglieria, carri armati, fucili, bombardamenti, gas lacrimogeni del XX secolo. La battaglia di Cannae del 2 agosto 216 a.C. non ha eguali nella storia mondiale. Potete approfondirne i dettagli nelle mie ricerche su Annibale e le guerre puniche in 12 articoli che ho pubblicato online, thehistoryworld.com. Ancor meglio, leggete il libro scritto da un esperto tunisino sull'argomento, Albed Aziz Belkhodja, intitolato Annibal Barca, L'histoire véritable, pubblicato in Francia 2011 da Apollonia Publishers in Tunisia, altamente consigliato. La storia torna a vivere a Barletta grazie agli sforzi del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia e il suo instancabile presidente Nino Vinella. Sono onorato di essere un membro del comitato che celebra il suo 60° anniversario con il 2229° anniversario della più sbalorditiva vittoria della storia, il trionfo di Annibale a Cannae. Thank you. And ciao a tutti.